Amici, buon inizio settimana, buon lunedì a tutti e buona settimana a tutti quanti. Il bioritmo del tifoso in generale, di quello rossonero nel particolare, è sempre molto affascinante perché si vivono continui sbalzi, un po' come una sorta di fisarmonica, cioè si apre, si chiude, si sposta a sinistra, si rimette al centro, se ne riva a destra, va in alto, va in basso. Sembra quasi una danza quella dell'umore del tifoso. E complice la giornata calcistica di ieri e i risultati di alcune delle nostre rivali, l'umore ovviamente si è parzialmente modificato, cioè in seguito alla fragorosa sconfitta al debutto del Napoli di Conte, diciamo che il tifoso rossonero, anche il pareggio della Roma, diciamo che il tifoso rossonero inizia a rivalutare quel pareggio contro il Torino. Ed è sicuramente una dinamica mentale piuttosto banale. Non si accetta la sconfitta e quindi, essendo dolorosa da accettare più che altro, si cerca immediatamente un tampone. E quindi il tampone lo si va a trovare un po' ovunque. Lo si fa all'inizio cercando di trovare giustificazioni, ma questo, ma quest'altro, che fa parte comunque dell'analisi ed è anche legittimo. E poi a un certo punto, se arrivano degli assist anche da fuori, si utilizzano questi assist. Quindi alla fine sembra quasi che aver pareggiato in casa alla prima di campionato contro il Torino non sia stato poi così male e forse anche migliore, ovviamente è meglio insomma dell'aver perso 3-0 a Verona, però indubbiamente questo implica una serie di considerazioni che vorrei fare in questa sede. La prima è che io non ho mai amato in maniera particolare l'andare a vedere in casa degli altri, cioè mi piace guardare per vedere come si muovono e che cosa fanno, ma questo non inficia in maniera particolare il mio giudizio che ho su casa mia. Cioè, se ho dei problemi dentro casa, ho dei problemi dentro casa. Non è che sapere che il vicino abbia dei problemi altrettanto seri alla fine risolva in alcuna maniera i miei problemi, anzi tutt'altro. Questo io è quello che definisco il menopeggismo, che anche questa è una dinamica psicologica piuttosto banale. Se le cose da me vanno male, trovo conforto guardandomi intorno e guardando il male che c'è anche in giro, quindi non pretendendo il bene per me, non pretendendo di risolvere i problemi che ho io in casa, ma consolandomi e facendo una sorta di gara parallela che non è quella per eccellere, per essere i numeri uno, ma è quella per essere i meno peggio. E io lo definisco il meno peggismo. Credo che sia una delle aberrazioni più incredibili, soprattutto della società dei social, dove guardando in casa degli altri o ci si deprime perché gli altri mettono in scena, mettono in mostra soltanto il meglio, oppure nel caso del calcio, per esempio, ci si consola perché, ma hai visto quello, hai visto quest'altro, ma anche loro non hanno fatto mercato, ma anche quelli, eccetera, eccetera. Quando invece noi dovremmo pensare a noi, al nostro corso. Anche perché fare un mercato quando gli altri lo fanno poco o lo fanno male, ti dà un vantaggio enorme, che è quello di non avere concorrenza. Ed è quello di magari aprire un lungo ciclo, proprio perché in un campionato pieno di difficoltà, tu che difficoltà non ne hai, potresti veramente fare il vuoto. Potresti veramente girarti e fare così e non vedere nessuno. E invece purtroppo questa cosa non succede e si sta lì non solo a sbagliare noi, ma a consolarsi guardando gli altri. Questo menopeggismo che francamente fa un po' tristezza. Ora, la narrazione chiaramente su Conte di alcuni tifosi rossoneri, chiamati diciamo quelli diciamo, più allineati, più aziendalisti, più in linea con le scelte societarie, a volte quasi in maniera religiosa, oggi pretendono di venire a dire a chi Conte lo voleva, ed eravamo tanti, quindi a gran parte della tifoseria rossonera, ma avete visto Conte, avete visto
che botto che ha fatto Conte, come a dire, meno male che non è venuto da noi, altrimenti avremmo perso 3-0, probabilmente anche contro lo stesso Torino, quindi in casa abbiamo uno che è in grado di pareggiare, quindi sarà sicuramente meglio di Conte. E purtroppo questa analisi, vedete, certe limitazioni del pensiero, o un certo pensiero limitato, purtroppo porta anche a un sbagliato modo di approcciarsi al pensiero iniziale. Tant'è che il pensiero iniziale lo si prende e lo si travisa. Conte è il miglior allenatore di tutti. Con Conte avremmo vinto lo scudetto. Conte ci avrebbe riportato su. Nessuno di noi, oddio, forse magari qualcuno, ma sicuramente non il sottoscritto, ha mai sostenuto che Conte fosse il migliore allenatore di tutti, il più forte, oppure che ci avrebbe riportato a vincere. Il sottoscritto ha sempre detto una cosa molto semplice ed è documentabile agli atti. Ho sempre detto, la scelta, non Conte, la scelta di Conte sarebbe la migliore dichiarazione di intenti da parte della società, quindi il soggetto è la società. La società, prendendo Conte, dichiarerebbe una intenzione spregiudicata, evidente, palese, manifesta, di voler tornare a vincere. Indipendentemente dal fatto di riuscirci. Questo non è garanzia che Conte ce la possa fare. Ma è una dichiarazione, che è la stessa che ha fatto De Laurentiis. De Laurentiis ha detto, voglio tornare a vincere, prendo Conte. Ed è una scelta, un'intenzione di volontà, di ambizione. Noi abbiamo sempre rinfacciato a questa società l'assenza di ambizione di vittoria. L'assenza di ambizione di vittoria. Coadiuvata, suffragata da una serie di scelte che non sono mai state delle prime scelte, ma delle scelte curiose. La scelta di Fonseca, alcune scelte di mercato, la scelta delle tempistiche, alcune dichiarazioni di Gerry Cardinale che lasciavano piuttosto perplessi. Cioè, quando sono tanti indizi, si diceva che ne bastassero tre per fare una prova, ma in questo caso è uno spettro molto più ampio. Quindi il fatto che Conte cada non significa assolutamente nulla. Conte è dentro un contesto. E in quel contesto, che lui riesca o no a fare il miracolo, è soltanto un problema suo ed è un problema del Napoli. Ciò non toglie nulla al fatto che Conte sia un allenatore capace. E al fatto che Conte abbia una voglia di vincere che forse è ancora più grande di se stesso. Questo non vuol dire che Fonseca non abbia voglia di vincere. Però sicuramente qui in discussione è sempre stata l'intenzione della società. La scelta Conte rispetto alla scelta Fonseca, non Conte versus Fonseca, sono due cose diverse. Quindi purtroppo nel mondo dei commenti, nel mondo semplicistico di chi fa pensieri semplici, si arriva molto spesso a semplificare quello che uno dice per cercare appigli, che poi sono appigli molto relativi, perché oggi mi verrebbe da dire, ok, quindi abbiamo il Napoli dietro, il Conte ha perso, ma come può la sconfitta di Conte cambiare il giudizio su quello che noi abbiamo visto? Cioè, o noi abbiamo completamente sbagliato il giudizio, tutti, dai giornalisti, ai cronisti, a chi vive di calcio, ai tifosi, tutti. Abbiamo tutti sbagliato il giudizio e la valutazione sulla partita e quindi al fischio, al triplice fischio, avremmo dovuto dire che grandi, che partita pazzesca, che meraviglioso inizio per questa squadra. Oppure, evidentemente, il giudizio è un qualcosa che si dà a sé, in sé. È chiaro che tutto va contestualizzato, ma quella partita lì si contestualizza nei termini del mercato, delle tempistiche del mercato, delle scelte dell'allenatore. E Conte non c'entra niente in questo, non c'entra lui. Come non c'entra, non so, Baroni, quindi Baroni è il più grande tecnico della Serie A in questo momento, visto che la Lazio è prima. A parte che poi dobbiamo vedere anche stasera che cosa succederà con Juventus e Atalanta, intorno alle quali c'è sicuramente tanta curiosità per questo debutto, ma la mia considerazione è sempre la stessa.
non dobbiamo guardare in casa degli altri, perché da meno peggisti. Ed essere meno peggisti credo che sia una delle cose più sciocche che si possa fare. Cioè andare a fare le pulci, si dice, andare a fare le pulci agli altri. Abbiamo già una dirigenza che le pulci le fa e le fa al proprio portafoglio, e le scelte o meno, sbagliate o meno, non cambiano in virtù di come vanno le altre squadre. Perché noi potevamo e dovevamo essere a 3 punti. Mi sento anche di dire che se non ci fosse stata una enorme componente di sedere, la partita noi l'avremmo persa. Perché la partita è stata ripresa veramente per i capelli. E quel riprendere per i capelli ha una forte componente ovviamente anche di fortuna. Dipende da quanto recupero ti dà, se in quel momento tu riesci a capitalizzare. Non è semplice. I problemi questa squadra li ha, vanno risolti, tutti stanno manifestamente dichiarando e evidenziando gli errori di Fonseca, e non solo di Fonseca ovviamente, ci sono delle cose che non tornano, che in questo momento non funzionano e che vanno messe a posto. Bisogna tornare sul mercato, sarei d'accordo con Coné. Su Coné, tra l'altro, io vi avevo detto a inizio dell'anno che non sarei andato a vedermi i video su YouTube e tutto il resto, quindi sono semplicemente andato a informarmi su, che ne so, Transfer Market, cioè ho fatto le cose proprio, il compitino semplice. Ora, su Coné, tu vedi le posizioni ed è centro, 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 o centro difesa, o centro o al centro sulla mediana, oppure trequartista. Sono le 3 posizioni dove lui viene messo da Transfer Market. Ora capisco che probabilmente avrà fatto, credo, l'ultima stagione, non so quante stagioni avrà fatto da mezzala, ma non credo che sia una mezzala, cioè credo che sia quanto di più centrale esista. Quindi se dovesse essere quel tipo di giocatore centrale e difensivo, ben venga, perché sicuramente non lo è al 100% Fofana, quindi sarei estremamente contento di... sarei in generale contento di vedere un po' di pepe e anche di voglia di reazione, perché il fatto di essere reattivi non vale soltanto per noi tifosi o per chi va allo stadio o per la curva. Tra l'altro, ieri un ragazzo sui commenti ha scritto che nella fanzine della curva che girava nello stadio all'interno di San Siro durante la partita di sabato, la linea sembrava essere quella di una certa delusione, non una manifesta delusione, certo poco coerente con quello che è stato l'ultimo comunicato, e comunque la voglia di attendere la fine del mercato, aspettare la fine del mercato per dare un giudizio che però al momento pare non essere completamente positivo. Vedremo che cosa succederà, non faccio speculazioni soprattutto su un commento, perché potrebbe essere vero, potrebbe essere falso, però vediamo che cosa succederà anche da quel punto di vista. Ma la reattività non deve essere solo della curva, non deve essere solo del tifoso, deve essere anche la dirigenza reattiva. Quando vi dicevo voglio vedere la reazione di quei 3 seduti lì, 4 calcolando anche Massaro, perché c'è anche Massaro, intendevo esattamente questo. Cioè non vi viene rabbia a vedere che il nostro debutto sia un debutto così scadente? Non avete voglia di spaccare tutto già da subito e cercare di... non spaccare per distruggere, ma spaccare come rabbia, di manifestarlo in "no cavolo, abbiamo sbagliato", oppure "vedi, non serve essere continui, Ibra, non ci fare risparmiare, cavolo, fallo spendere se serve spendere, siamo completi, ci manca qualcuno, ci manca qualcosa", ed intervenire e dare un... se noi potessimo, noi tifosi che abbiamo subito la partita di sabato, noi lo faremmo senza dubbio. Soprattutto se avessimo le disponibilità economiche di Redbird, lo faremmo, cioè andremmo immediatamente ad agire, che non vuol dire necessariamente mercato, ma vuol dire chiarezza, vuol dire cambiare modulo, vuol dire capire Fonseca, sveglia, cioè cosa vogliamo fare? Qual è la linea? Non possiamo fare una stagione così, abbiamo una tifoseria che è troppo scottata dalle ultime stagioni, anche se gli abbiamo raccontato che sono state delle stagioni fantastiche. Cosa si fa? Cosa intendi fare? Vuoi continuare a giocare col 4-2-3-1? E allora compra i giocatori adatti al modulo.
perché in questo momento ci sono proprio delle problematiche che sono evidenti e anche di carattere. Cioè, quando è che si va da Leao e gli si dice: Ciccio, oh, quando è che vuoi diventare un campione? Quando è che vuoi metterti la squadra sulle spalle e trascinarla? Quando è che vuoi smetterla di ciondolare in campo e di essere inconcludente sotto porta? Perché nel frattempo gli altri che fanno il tuo ruolo, che si chiamino Mbappé, Vinicius, eccetera, da mo che hanno messo la freccia, bisogna iniziare a capire se si vuole essere adulti o se si vuole continuare a essere ragazzini, ma non vale soltanto per Leao, vale per tutti. Bisogna essere chiari, bisogna essere chiari con Calabria. Calabria, tu vuoi farti un anno così? Bisogna essere chiari sul mercato per quanto riguarda le altre cessioni, bisogna essere chiari su chi arriverà. Ecco perché si fanno le programmazioni, perché queste cose non si vanno a vedere dopo l'inizio del campionato, per quello non bisogna aspettare il 31 per dare il giudizio. Pur rispettando chi sceglie di aspettare l'ultimo momento possibile per dare un giudizio. Le cose si fanno prima, secondo me intelligentemente le cose vanno fatte prima, ok? Li aspettiamo al varco, li aspettiamo soprattutto di fronte al banco della maturità, sperando già che la prossima partita sia migliore. Vi ringrazio e vi do un abbraccio. Buona giornata.